Boh, ha visto Messi può venire via dal Barcellona. E bisogna ancora vedere sta Carmo. Secondo me gli converrebbe rimanere lì dov'è, così risparmiate anche i soldi del viaggio, che secondo come gira che ti rigira, se partino 4 o 5 persone gli ci vogliono 1.000-1.500 euro. Ma per cosa? Per biglietti dell'aereo, no, te li regalino mica. Ma cavolo, gliene freghi a Messi dei biglietti dell'aereo. Ve lo dite un fratello, la biglietteria e l'aereo con passeggeri dentro. Ma carifia. Ora mi sembra un pochino esagerato. Ma te tu c'ha presente quanto riscuote un calciatore? Messi mi pare pigli 30 milioni. Ma non lo sa mia quanto guadagna, ven via, lascia gli sponsor, le pubblicità, ma che sei grulli. Certo non è normale che piglino tutti i bevaini, eh? È come un cantante, la sono seguita da tutto il mondo e la pigliano fa caere di milionari. Ma tutti i calciatori professionisti guadagnano bene, voglio dire, io sono stato nel giro per un po'. Sai? Che, voglio dire, e lo so, anche un calciatore di Lega Pro, se è forte e riscuote. Ah sì? Ma ia, le mascherzi hanno professionisti. Ho capito, via, ora bisogna che andiate a casa perché mi ha chiamato la mia moglie e mi ha detto vieni a casa, sicché ora bisogna che vada, eh? Ci vedevimo. Ma quando è che l'ha chiamato la sua moglie che è stato sempre qui con noi? Ma quando è che si è sposato che non è neanche fidanzato? Ma infatti non l'è mia sposato qui, grullo, gli sarà venuto in mente qualcosa, di solito quando va via così. Insomma, ora voglio vedere dove va Messi. E va al Manchester City. Secondo me la va all'Inter. Se va all'Inter, c'è Guardiola al Manchester City, ma poi all'Inter non ci va, via. Dì, dici io sì perché sei della Juventus. Io non sono della Juventus. Di che squadra tu sei? Del Pisa, no? Dai, a parte gli scherzi, una squadra vera. A parte gli scherzi, una sega. Intanto io sono serie B e te sei in serie C e io in serie A e il budello di Comunque uno mi è Messi, è insostituibile. Se non era per questo ginocchio, chi lo sa. Ma il ginocchio di che? Io perché ci ho avuto un problema al ginocchio, se no a quest'ora Ma è cosa? Non ti sei mai fatto male? T'hai smesso perché non avevi più voglia? E perché era una fava? O favolo, sti, io ho giocato 2 anni nel Forcoli. Tu ci hai giocato 6 mesi e sempre in panchina. Sì sì, intanto a calcetto mi fa sempre un culo come un paiolo. Ben via, ora a confronto a noi che la sei mai giocato, tu sei un pochino più bravo. Ma voglio dire, la siamo tutti allo stesso livello. Guarda, non ti risponde neanche perché tanto nel pallone non ci capisce una sega. Pronto, Giacomelli? Allora, com'è? Non ci sentivimo da un pezzo, eh? Ma chi sei? Come chi sono? Fai sempre finta di riconoscermi, eh? Sei sempre il solito. No, io non ti conosco davvero. Son Dino di Campogaddino, ex punta centrale del Castelnuovo, classe 1990. Ah, Dino, come stai? Bene, grazie. Io ho pensieri a lungo alla proposta che mi fa Gesti e avrei deciso di accettarla. Ma sono passati 11 anni. Ci pensieri un po' parecchio. Comunque, sono sempre in forma, eh. Tutti i giovedì giocavamo a calcetto anche quando piove. Ma non dicesti che non potevi venire perché da Campogaddino a Lucca spendevi troppo di benzina? Diciamo che sono stato un po' troppo frettoloso. Non ci ho fatto dire neanche quanto ti volevamo free che sei scappato. Purtroppo è stato un errore di gioventù, ma che sono pronto a rimediare, eh? Allora, lo firmavimo il contratto? Guardimi, la rosa della squadra attualmente è completa e poi, francamente, ci dovevi pensare prima. Allora, ci vedevimo, dai. Forza Pisa, tirchio che non sei altro!